abbattuto soffrendo la River Milano di Andrea Giani in questa stagione, tre incroci tra le due squadre, tutti finiti al tie break. Sentiamo le voci del post partita raccolte da Filippo Marelli. Quello che fa differenza e che conta è la vittoria, quindi per adesso oggi possiamo goderci la vittoria, dal domani in poi, dal dopodomani, perché domani li do ovviamente a riposo, dal dopodomani ci troviamo in palestra per lavorare ancora meglio per la gara 2. Quest'anno è così, dobbiamo sopportare il fatto, io le prime parole che ho detto quando è successo, ho detto non cambia niente, noi giochiamo per vincere la partita a prescindere dalle condizioni fisiche di Erwin, che ovviamente lo hanno limitato dopo. Perché lui si è fatto una distorsione, nonostante che è rimasto in campo, non stava bene. Quindi l'obiettivo era di vincere la partita e l'obiettivo è raggiunto. Il resto sono situazioni della vita che dobbiamo e sopportiamo tutta la stagione. Questo è il terzo infortunio di questo tipo, intendo scavigliata, però. Sono fiducioso nel nostro staff medico e penso che riescano a recuperarlo per la gara 2. Oggi è andata bene con l'impegno, con sacrificio, con tutto quello. Dobbiamo preparare ancora meglio la gara 2. La serie non è chiusa intanto e quindi dobbiamo andare là sapendo che loro faranno una partita altrettanto intensa, imbattuta e noi con lo stesso atteggiamento dovremo essere consapevoli che bisognerà lottare per quelle 2 ore come stasera e cercare di portare a casa il risultato perché 3-2, 3-1, 3-0 non fa differenza nei playoff. Gara 2 che per il gialloblu vale già la semifinale in programma domenica sul campo di Busto Arsizio. In campo femminile proprio domenica cominceranno i playoff. In gara 1 dei quarti di finale la Legionor Meccanica dovrà affrontare i Moco Volley Conegliano in trasferta al Pallaverde di Treviso. Non ci sarà Caterina Bosetti, vittima di un gravissimo infortunio. Domani la visita a Villa Stuart a Roma per definire l'entità e i tempi di recupero per il grave infortunio al ginocchio sinistro di Caterina Bosetti. Con la pallavolo si chiude l'appuntamento di oggi con lo sport su TRC. Grazie.